Ben ritrovati ad una nuova puntata di Salute Sicura. Io saluto come al solito, è un piacere avere con me in conduzione Floriana Figliomeni, naturopata. Ciao Floriana. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. In questa puntata abbiamo il piacere e l'onore di avere come ospite, faremo insieme a lui un percorso sul metodo Di Bella. Abbiamo con noi il dottor Giuseppe Di Bella, presidente della Fondazione Giuseppe Di Bella. Buonasera, dottore. Buonasera. Floriana, allora spieghiamo perché al nostro, a chi ci segue, perché abbiamo voluto dedicare una serie di puntate al metodo Di Bella. Allora, come ormai chi è abituato a seguirci sa, il nostro obiettivo attraverso questo programma è quello di poter prospettare diversi punti di vista e diverse modalità come approccio terapeutico per il benessere, per la salute e per la cura e quindi per la terapia. In particolare, io sono veramente contenta di questa serie di puntate perché per approfondire il metodo di Bella. Perché io trovo estremamente interessante contestualizzare appunto che questo metodo è stato fondamentale per aprire la mentalità della gente comune al qualcosa che non era solo quello che ci veniva proposto dal servizio sanitario. Cioè, la grandezza del metodo di Bella, secondo me, è stato quello di aprire un varco e far sì che le persone abbiano iniziato a porsi delle domande e a dire aspetta un attimo, c'è anche altro oltre a quello che mi è proposto, che mi è stato proposto, soprattutto rispetto a una patologia come il cancro, che è una patologia che ha sempre questo alone dietro di terrore, di paura, addirittura se ci pensate alcune persone fanno proprio fatica a pronunciare il termine. E io credo che grazie al metodo di Bella c'è stato questo varco, questa possibilità di entrare e ad osservare appunto delle strade diverse e quindi un approccio diverso alla cura. Quindi credo che questo sia veramente un passaggio fondamentale. A questo punto direi che possiamo anche iniziare un po' a capire di che cosa è, di che cosa, di che cosa, di cosa, che cos'è questo metodo di Bella. Mi piacerebbe fare un pochino d'ordine perché appunto spesso si sentono tantissime cose e quindi chiedere al nostro ospite se poteva iniziare appunto a raccontarci come è nato questo metodo di Bella, da quali studi, da quale approccio è nato. Sì. Allora, è nato dalla constatazione di mio padre, professor Luigi Di Bella, di gravi sofferenze dei pazienti oncologici, soprattutto bambini, erano figli di amici, che lui incominciò a seguire, incominciò a curare, e si rese conto che sicuramente qualche cosa di più si poteva fare, sia per diminuire le sofferenze, per incrementare le aspettative di vita, ma in alcuni casi anche per risolvere il problema. Ora è importante fare una premessa. Mio padre, professor Di Bella, non solo era laureato in medicina, era laureato in chimica e in farmacia, ed era fisiologo, aveva delle conoscenze particolarmente profonde di fisiologia, chimica, biochimica, però è anche in grado di avere un'attività di clinico ad alto livello perché veniva dalla scuola di Albertoni. Albertoni ha avuto la cattedra dopo Murri. Quando Murri diede le dimissioni, Albertoni ebbe la cattedra di clinica medica a Bologna e si arrivò a un punto di esattezza delle diagnosi ancora superiore a quello di Murri. Mio padre viene dalla scuola, da quella scuola lì. Per cui è uno dei rarissimi casi in cui si è unito a una grande capacità clinica di fare la diagnosi, di visitare un paziente, alla base scientifica che poi è stata sperimentale e ha acquisito tutta una serie di nuovi concetti che sono fisiologici, sono documentati e sono verificabili. Per cui l'intera terapia ha delle basi strettamente fisiologiche e strettamente scientifiche, parte dalla fisiologia, cioè parte dalle scienze esatte, non c'è nulla di casuale. In pratica, il concetto base è questo. Vedo di dirlo con estrema semplicità.
perché le grandi varietà generali di ordine scientifico e biologico sono molto comprensibili, sono semplici le grandi varietà. Allora, il tumore è una crescita anomala, molto superiore a quella normale, non controllata e non finalizzata. Allora, i centri di regolazione della crescita evidentemente hanno una patologia. Questa crescita non è regolata. L'elemento base fondamentale e non discutibile della crescita è l'ormone della crescita. Ha una sigla internazionale GH, Growth Hormone. Un elemento cardine non negabile, scientificamente matematico, che le cellule tumorali utilizzano quantità, dosi di ormone della crescita moltiplicate rispetto alle cellule sane. Siccome questa è una verità incontestabile, io devo frenare, devo ridurre, devo contenere la proliferazione tumorale, l'elemento tipico è l'antidoto che il nostro organismo forma per bilanciare, contenere, regolare l'effetto della crescita, dell'ormone della crescita, che è la somatostatina, che è prodotta in una zona del nostro organismo che si chiama ipotalamo e controlla l'ormone della crescita. Per cui l'elemento più chiaro è di una chiarezza matematica. Non possono smentirlo sul piano scientifico, infatti non sono riusciti a smentirlo sul piano scientifico. Il tumore cresce di più della cellula sana perché utilizza dosi moltiplicate di GH. Se io do un antidoto, che è la somatostatina, per forza di cose devo avere un effetto positivo, devo avere un'utilità. Questo non solo è documentato, ma se si va a controllare la progressione della ricerca scientifica, più tempo passa, più è confermato. Matematicamente, a tanti livelli, con tanti autori nelle banche dati mondiali. Allora, crescita tumorale basata sul modo della crescita, se do un antidoto, è ovvio che è una cura razionale, logica e matematica. E non tossica, perché questo prodotto lo fa l'ipotalamo, cioè una zona del nostro organismo. Questo è un elemento. Qual è l'altro elemento? La cellula tumorale cambia continuamente. Si chiama mutabilità. Nello stesso momento in cui cambia una mutazione, istantaneamente selezione trattiene una serie di vantaggi. Non so se vi siete mai chiesti per quale motivo l'oncologia a livello internazionale, una volta identificato un tumore, una volta localizzato un tumore, la prima cosa che dicono, che fanno, che programmano, è l'asportazione. Insomma, donano un tumore del seno, le viene detto di asportare il tumore con interventi più o meno ampi, più o meno ridotti, però c'è l'indicazione chirurgica. Qual è il motivo? Questo motivo contrasta con l'affermazione dell'oncologia internazionale, e sostiene di avere cure di provata efficacia. Ma se le cure sono di provata efficacia, se la chemio e la radio sono di provata efficacia, anticorpi monoclonali sono di provata efficacia, l'immunoterapia è di provata, perché operano? Perché la prima indicazione è sempre e senza eccezioni chirurgica. Per quale motivo? Perché la cellula tumorale non è stabile come la cellula sana. Ha mutazioni, ma quando ha mutazioni la prima cosa che seleziona cos'è? La resistenza alla terapia che fanno. Perciò oggi l'oncologia ha degli effetti positivi, dicono di avere cure, di provare efficacia, però c'è un'omissione molto importante. Questa efficacia è temporanea, è transitoria. Per quale motivo? Il cellulo tumorale per mutazione diventa prima resistente e poi rifrattario a ogni trattamento. Questa è una parte della cura di Bella, interferisce sulla capacità di proliferazione della cellula tumorale. L'altra parte interferisce sulla mutabilità. Questo tipo di effetto, questo tipo di meccanismo si chiama effetto differenziante. Se voi andate sulle banche dati, PubMed.gov, è la maggiore banca dati e la più consultata. Le pubblicazioni che trovate, praticamente, considerate che questa è un collettore della ricerca scientifica in campo medico, però verificata e certificata come tale attendibile. Se andate a fare una ricerca su ogni componente della terapia, sulla somatostatina, trovate decine di migliaia di pubblicazioni, tra cui pubblicazioni
molto autorevoli di premi Nobel. Che cosa vi dicono? Ruolo fondamentale della somatostatina antitumorale in un'ampia varietà di tumori. Usano una parola, Nobel si chiama sì, effetto sorprendente antitumorale in una grande varietà di tumori. Cosa fa? Frena la proliferazione. L'altro aspetto qual è? Questa mutabilità, per cui bisogna frenare quello che è il percorso più insidioso, più pericoloso, perché voi potete avere ottimi effetti, ma non sono effetti permanenti. Il resto della terapia, se voi andate a guardare retinoide, per esempio, sulle banche dati avete oltre 60.000 pubblicazioni. Melatonina, sulla melatonina ci sono più pubblicazioni che sull'aspirina, sulla vitamina C, sulla vitamina D3. Perciò oggi nessuno può dire che il metodo non è scientifico, perché è certificato sulle massime banche dati biomediche mondiali ufficiali. Ma è proprio l'interazione dei vari fattori, dei vari componenti, che ha un effetto fattoriale, cioè mettendoli insieme, retinoidi, vitamina E, vitamina D3, melatonina, hanno un effetto moltiplicato, non sommatorio, perciò fattoriale, per cui vanno fatti insieme. Cioè l'elemento base è questo, intervenire sui due obiettivi strategici, non tattici. In guerra, tattico può essere una vittoria momentanea, strategica è la fine, la vittoria della guerra. Bisogna puntare ad avere un effetto strategico della terapia, intervenire sulle strutture portanti del tumore. L'elemento base della terapia è questo, ma è confermatissimo nella letteratura scientifica e altrettanto ostacolato sempre di più, c'è un blocco totale dell'informazione. Per questo io vi ringrazio, perché siete tra i pochi che parlate del metodo, ma chi parla del metodo si mette contro il sistema. Praticamente è un tabù, non bisogna parlarne. Se dicono qualche cosa, parlarne male, ma non hanno argomenti, non solo. Ma ormai sulle banche dati biomediche, su pubblicazioni relative al metodo, ci sono 49 pubblicazioni su migliaia di pazienti. C'è un'altra banca dati, ed è la più ricca di particolari, insieme con PubMed, come banca dati biomedica mondiale e ufficiale, si chiama ResearchGate, è scritto R-S-A-C-H-Gate, voi mettete Giuseppe Di Bella, trovate 49 pubblicazioni. Sono gli unici casi di tumori della prostata e dei tumori della mammella guariti senza operazione, senza chemio e senza radio. Ora, è bene sottolineare che non tutti i casi, tutti i tipi, tutte le varietà istologiche, tutti gli stadi possono essere risolti in questa condizione. Ma alcuni sì, però. Soprattutto nella prostata, la prossima pubblicazione che faremo, i casi guariti senza operazioni cominciano a essere parecchi. Noi tra poco, non lo so quantificare perché i casi sono tanti, bisogna revisionarli, ricontattare tutti i pazienti. Comunque gli elementi base sono questi. Intervenire su due obiettivi in cui ancora l'oncologia non interviene. Perciò il fine dell'oncologia è l'uccisione di un certo numero di cellule tumorali, o con tossicità, cioè la chemio è tossica, uccide le cellule tumorali per tossicità. La radio sono radiazioni ionizzanti, con un sistema, con un percorso diverso ottiene. Però questo che loro ottengono va benissimo, può ridurre il tumore anche in maniera molto importante, molto visibile, però qual è il limite? L'effetto è transitorio. Può durare mesi, può durare un anno, ma non riesce a risolvere il problema, non riesce a eradicare il tumore. Questo è il punto. Ora, non è che questa vuole essere una critica, perché fanno tutta quanta una serie di trattamenti che possono essere utili. In tante situazioni, per esempio, si tratta di ridurre il più rapidamente possibile il volume del tumore. Molte volte intervengono e hanno effetti rapidi per poter rendere operabile. Perciò non è una critica a quello che fanno nei protocolli oncologici. Però è una richiesta di attenzione a quello che potrebbe migliorare notevolmente la qualità di vita, volendo potrebbero anche associare, non solo, ma incrementare notevolmente le mediane di sopravvivenza.
Per cui continuamente, ormai da molti anni, cerchiamo di richiamare l'attenzione della comunità scientifica su questi dati, perché l'effetto c'è, ma è razionale, è semplice, è matematico ed è verificabile. Il concetto base è questo. Le volevo chiedere una cosa, dottore Di Bella, no? Riassumo un attimo quello che ha detto, cioè ha detto che il tumore è una crescita anomala, cioè le cellule iniziano a produrre l'ormone della crescita, chiaramente lei mi interrompe se io dico qualcosa di non corretto, ecco. Quindi l'obiettivo del metodo Di Bella è quello di frenare questa crescita anomala e in questo gioca un ruolo fondamentale la somatostatina. E allo stesso tempo si tratta poi, poiché c'è una mutabilità di queste cellule, cioè la cellula tumorale è soggetta a cambiamenti frequenti, si tratta al contempo di frenare questa mutabilità e anche in questo caso no, la somatostatina agisce proprio su questo problema, cioè su questa continua mutabilità della cellula tumorale. No, scusi, mi ha colpito, prego. E su questo, scusi, intervengono e gli altri componenti della cura, retinoidi, vitamina E, vitamina D3, vitamina C e melatonina. La somatostatina interviene sulla crescita perché diminuisce l'effetto dell'ormone della crescita. Gli altri intervengono sulle mutazioni. Chiaro. Sì, mi ha colpito quello... Sì. Prego, prego, dottore. No, dico pure. No, mi ha colpito che quello che ci ha detto, cioè che l'indicazione è sempre quella della medicina ufficiale, diciamo così, per capirci, che è quella di asportare, no, il tumore, cioè è sempre un'indicazione chirurgica. E lei ha portato, no, questo come esempio del fatto che non sempre, no, hanno buoni risultati. Le volevo chiedere, ma è sempre corretto, quindi, nel caso di un tumore, l'asportazione chirurgica, cioè l'indicazione chirurgica, o ci sono dei casi in cui non è necessario? Sono curiosito su questo aspetto, ci faccia capire questo aspetto. Dunque, l'oncologia, nello stesso momento in cui identifica un tumore, lo localizza, ne consiglia l'asportazione. Cioè, non esistono dei tumori documentati in cui l'oncologo non consiglia l'intervento. Ci sono casi particolari, ma sono eccezioni, non è la regola. Per esempio, un tumore già metastatico diffuso nell'organismo, non ha più senso togliere quella localizzazione. Bisognerebbe toglierle tutte, molte volte è impossibile. Un paziente non operabile per varie ragioni, emocoagulative, cardiache. Ma al di fuori di questo, se il tumore è operabile, l'indicazione chirurgica c'è sempre regolarmente. Può essere preceduto o meno, viene definita terapia neoadiuvante in tumori particolarmente aggressivi, tipo il triplo negativo sul seno, delle volte lo fanno. Ma l'indicazione è chirurgica. Se voi andate sulle banche dati biomediche mondiali ufficiali, PubMed, ResearchGate, voi non troverete un tumore solido, non partiamo di leucemie, sono tumori del sangue, per cui non c'è problema chirurgico lì. Ma parlando di tumori solidi, che sono la stragrande maggioranza, se voi fate una revisione di tutte le banche dati mondiali ufficiali, non troverete un tumore guarito che non sia stato operato. Tumori della mammella guariti senza operazioni, non ne trovate. Del polmone, del pancreas, dell'intestino, quello che volete voi. Per cui la guarigione stabile del cancro presuppone necessariamente, senza eccezioni, la chirurgia. Cosa vuol dire? Che oggi la terapia medica del tumore non è in grado di eradicare stabilmente il tumore. Questo è i casi guariti, sì, le statistiche che sono offerte al pubblico, bene, ma quelle lì sono statistiche di sopravvivenza, tutte precedute e basate dalla chirurgia, non dalla terapia medica. Terapia medica può precedere o seguire, ma non elimina il tumore, non lo eradica nella maniera più assoluta. Questo è un dato di fatto incontestabile. Chiaro, però vorrei capire, quindi c'è, cioè, un paziente che viene da lei per la prima volta, poi con lei valuta la possibilità di o meno di fare quindi l'operazione, cioè come funziona? Vorrei capire bene questo aspetto, dottore. Sì,
ci sono situazioni, un caso tipico, tumore della prostata. Ora, evidentemente bisogna decidere caso per caso. Oggi è molto più difficile rispetto a 20 anni fa, perché la situazione economica è molto peggiorata, anche perché non gli passano assolutamente nulla della cura. Allora, in alcuni casi si può procedere come se io arrivo in uno stadio non metastatico, a seconda anche delle caratteristiche istologiche, immunoistochimiche del tumore, allora io posso decidere di seguire il paziente, però lo tengo sotto uno strettissimo controllo, sotto un monitoraggio molto stretto, per vedere se risponde e come risponde. In base a questo poi uno può decidere. Vi faccio un esempio. Il primo caso di tumore della mammella è trattato, guarito, è del 1908. È di 14 anni fa. Allora, aveva un indice proliferativo del 10%, non era alto. C'era l'espressione dell'ormone dell'estrogeno nelle cellule tumorali, per cui era a ricerca, era positivo l'estrogeno e il progesterone. C'era l'assenza, si chiama HER2, del fattore epidermico di crescita. In queste condizioni la paziente aveva 3 localizzazioni tumorali del seno. Era stata sottoposta a biopsia, aveva fatto tutti gli esami del rito, aveva fatto ecografia, risonanza magnetica, PET, eccetera, eccetera. Lei mi ha detto che non voleva operarsi, io le ho dato la cura, e ero piuttosto preoccupato perché è sparita la circolazione per parecchi mesi. Tornato dopo 6 mesi, mi ha portato un pacco di ecografie e di esami. È stato un caso che ha fatto scuola, interessantissimo. È stato il primo caso, con esperienza mia non operata. Perché delle 3 localizzazioni, lei faceva delle ecografie, ne ha fatte parecchie. Gradualmente si riducevano di volume, poi una alla volta sono sparite. E l'ecografia, l'ecografo, era sempre, cioè il collega che ha fatto l'ecografia, poi anche altri, poi fece anche altri controlli, confermarono questa scomparsa graduale, prima riduzione volumetrica e poi scomparsa. In queste condizioni io le ho rifatto fare tutta la diagnostica, la signora era de Ferrara, gli ho fatto fare a Bologna, gli ho fatto la revisione dei vetrini che hanno confermato carcinoma del seno duttale infiltrante, tutta quanta la tipizzazione, la ricerca dell'estrogeno, l'immunistochimica, risonanza magnetica, fatto una PET, cioè tutta la diagnostica di Bologna ha confermato pienamente quella di Ferrara. Si è arrivata all'assenza documentata di tumore. Il signore è andato avanti parecchi anni, è andato avanti 16 anni. È stato il primo caso. Però quando si fa questa scelta, che io lascio sempre poi al paziente, non gliela consiglio, non gliela impongo mai assolutamente, però se non è orientato in questo senso, si può fare tutta quanta la terapia, però bisogna fare un monitoraggio molto stretto con tutta la diagnostica di cui oggi disponiamo. Se a un certo punto, dopo qualche mese, arrivo all'assenza documentata di tumori, con tutta la diagnostica ematochimica strumentale, allora in queste condizioni, poi tutto il monitoraggio un pochino per volta, a dei tempi più lunghi, però in questa situazione si può procedere. Però questo presuppone anche un impiego di 2 tipi diversi di somatostatina, della somatostatina a 14 aminoacidi e dell'analogo, la cura completa, però in un certo numero di casi, in una certa percentuale di casi, procedendo con estrema prudenza, gradualmente, sotto controlli sappiati, si può fare. Questo è ancora più facile per la prostata. Per la prostata la percentuale di casi cui si può evitare l'operazione più alta rispetto a quella della mammella. Tenete presente un fatto, malgrado dichiarazioni ufficiali dell'oncologia, oggi innegabilmente il tumore della mammella in tutto il mondo è la prima causa di morte della donna. Attenzione,
per cui voi sentite parlare continuamente di progresso, di ricerca, ci sono nuove scoperte, sì, però malgrado tutto questo, in tutto il mondo oggi la prima causa di morte della donna è il tumore del seno. Evidentemente qualche carenza in queste terapie ci sarà, qualche cosa si può aggiungere, qualche progresso reale, non mediatico, si può fare. Ma le basi della terapia che vi dicevo non solo sono scientifiche e consultabili e controllabili, hanno una logica semplice matematica come le grandi varietà della biologia. Perché se io incomincio a dare un blocco proliferativo, oltretutto mentre procede la ricerca, la cura è sempre più confermata. Noi adesso il prossimo lavoro che pubblichiamo, abbiamo pubblicato i 49 su ResearchGet, li trovate. Prossimo è sul tumore della mammella e sul più aggressivo, il triplo negativo. Nel triplo negativo la prognosi è ancora gravemente negativa. Diciamo, i casi che guariscono definitivamente sono una stretta minoranza. Che cosa c'è di diverso? Noi lo pubblicheremo. Nel triplo negativo, quello che l'oncologia non impiega è il blocco dell'ormone della crescita. Non lo impiegano in nessun caso di tumore della mammella. Più tempo passa, più continua la ricerca scientifica, più è confermato, stanno cadendo tutte le loro obiezioni. Anche nei tumori della mammella hanno trovato notevoli quantità di recettore della somatostatina, risponde alla somatostatina, non solo, ma sia nella pubblicazione di un premio Nobel, Shei, anche della sua scuola, ha cercato di spiegare per quale motivo questo tumore del seno è così aggressivo, fa così paura. Cosa hanno trovato? Altissime dosi di ormone della crescita nella membrana di queste cellule, non solo, ma anche del precursore dell'ormone della crescita, che è GHRH, l'ormone della crescita è GH. Per questo motivo questo tumore è così veloce, è così aggressivo, da in altissima percentuale delle metastasi, entro 2 o 3 anni una gran quantità di questi tumori danno delle metastasi, non usano l'inibitore dell'ormone della crescita, proprio in questi casi in cui queste cellule ne utilizzano le dosi più alte, diremo doppie. Un'altra conferma recente della letteratura che in determinate situazioni non sempre prevedibili, le cellule non ormonali, per esempio una cellula del dotto del seno, si mettono a produrre ormone della crescita. Cioè l'ormone della crescita non lo produce soltanto l'ipofisi anteriore, anche la prolattina, che funziona con l'ormone della crescita, spinge la crescita tumorale, non la produce solo, come si pensava fino a poco tempo fa, l'ipofisi anteriore, ma per vari motivi diverse cellule, siccome ce l'hanno nel loro DNA, a un certo punto attivano il gene dell'ormone della crescita e cominciano a produrlo. Abbiamo visto diversi casi. Nell'epitelio duttale del seno c'è l'ormone della crescita, lo produce questa cellula del dotto del seno, produce anche la prolattina. E hanno anche visto che in questi casi l'ormone della crescita si chiama autocrino o paracrino, prodotto localmente da cellule che non sono originariamente ormonali, ha un effetto tumorale ancora più potente. Per cui nella statistica nostra di tumori triplo negativo confrontati con loro c'è una differenza significativa di recupero di donne come sopravvivenza e come qualità di vita. L'altro aspetto che loro non considerano ancora, siccome non trovano il recettore dell'estrogeno nelle cellule del tumore triplo negativo, non fanno il blocco ormonale dell'estrogeno. Sono fatti importantissimi. La spinta tumorale più potente, molto più potente dell'estrogeno, ce l'hanno le gonadotropine ipofisarie, LH-FSH. Quella spinta proliferativa molto potente che si va a sommare a quello dell'ormone della crescita. Nelle cellule tumorali del triplo negativo hanno trovato sempre regolarmente l'espressione dei recettori delle gonadotropine, per cui va ad alta velocità perché si sommano due spinte proliferative, quella dell'ormone della crescita altamente espresso e del suo precursore, insieme con quello lì delle gonadotropine ipofisarie, soprattutto l'FSH. Bloccando questo con l'analogo,
alte dosi, le più alte dosi di somatostatina, una certa percentuale non indifferente di casi di triplo negativo lo stiamo recuperando. Per cui è tutto un concetto basato sul dato scientifico, sulla razionalità e sulla logica. Floriana, mi ha colpito quello che ha detto il dottore Giuseppe Di Bella all'inizio proprio di questa nostra trasmissione, cioè raccontando del padre, il professore Luigi, ha detto no, aveva una capacità clinica di fare diagnosi anche osservando, quindi visitando il paziente. È una capacità, no, che si è molto persa nella medicina attuale, insomma ormai sono sempre di meno, no, queste capacità di fare la diagnosi visitando, osservando il paziente. Non so, vorrei qualche tua considerazione, poi qualche tua domanda al dottore Giuseppe. Sì, io credo che questa è una caratteristica che piano piano si sta perdendo nel corso degli anni, ma un po' quello che ci raccontava anche il dottor Giuseppe Di Bella, che c'è comunque un grande contrasto tra ciò che realmente sono le capacità, come dire, la capacità di poter portare guarigione, cura, terapia da parte di alcune categorie di medici, e un po' l'interesse economico e i giochi politici che ci stanno dietro. Io avrei una curiosità da chiedere al professor Di Bella, sempre rispetto a quello di cui stavamo parlando, cioè alla sua terapia. Quindi una persona appunto si rivolge al professore in caso di forma tumorale e ok, no, il professore dà questa terapia e poi c'è questo monitoraggio continuo da parte degli strumenti diagnostici a nostra disposizione. Quindi io volevo capire, quindi questa terapia consiste semplicemente in questo cocktail di prodotti che il professore, come dire, taglia su ogni persona, nel senso che a seconda del momento in cui la persona arriva, a seconda di quanto la massa può essere più o meno grande, questi elementi che formano questo cocktail terapeutico, come dire, varia in base alla persona oppure è standard? Sì, in base a una valutazione globale delle persone. Per esempio, se io mi ritrovo con un indice proliferativo molto alto, con una persona, per esempio, che ha fatto un uso di anticoncezionali, che sono estrogeno praticamente, o di terapia sostitutiva post-menopausa, io so che questi trattamenti rappresentano un grave pericolo di induzione tumorale. Allora, in queste condizioni, gli adeguo la terapia, ma anche le scelte. In una donna che ha un indice proliferativo alto, che è in questa situazione, che ha anche una familiarità, bisogna stare attenti a molte cose, all'età, come vi ripeto, all'uso di anticoncezionali, allora valutando tutta la situazione ematochimica, strumentale, anche a livello della situazione del DNA. Per esempio, se c'è una mutazione di geni BCR1, BRCA2 o ATM, allora in base anche al rischio ragionato, ipotetico, in base a questo si fanno delle scelte. Per cui se ho un alto indice proliferativo, una situazione che si profila pericolosa sotto tanti punti di vista, oltre al monitoraggio, io in quei casi devo raggiungere il massimo dei dosaggi che oggi noi possiamo dare e fare naturalmente un controllo continuo. Per cui si decide in base a tanti elementi, allo stadio del tumore, alla localizzazione, se localmente, non solo localizzando, ma se c'è una estensione locale. Se viene in cura una persona che è già stata operata, oppure una che chiede consigli circa l'intervento, il tipo di intervento da fare. Allora ci sono tante varianti, per cui la terapia base risponde a quei concetti scientifici, logici e razionali. Devo fare di tutto per frenare, contenere la proliferazione tumorale, ma devo fare anche di tutto per frenare la mutabilità. Tenete presente che la mutabilità ha due aspetti, una costitutiva di ogni cellula tumorale, una adattativa e la risposta del tumore all'attacco. Se una cellula tumorale fa una mutazione al mese, ma se io faccio chemio, se faccio radio, ma hanno visto anche anticorpi monoclonali, moltiplico la frequenza
e anche l'aggressività della mutazione. Per cui bisogna fare una valutazione complessiva di una quantità di dati, perché questo è contenuto, questo percorso, dei componenti della terapia soprattutto, si sta rivelando importantissimo, non solo il complesso dei retinoidi, fa parte del gruppo A, ormai c'è un intero gruppo A, ma l'asio retinoico è una potenza antinfettiva e antitumorale, un'autentica potenza. Progressivamente nel percorso dell'osteopia lo stiamo progressivamente potenziando. Abbiamo fatto un webinar che è stato molto seguito dai colleghi, ma anche da laureati non in scienze mediche, sull'effetto epigenetico delle vitamine. Cosa vuol dire? La capacità delle vitamine, in maniera particolare retinoidi, vitamina E, vitamina D3, vitamina C, di interferire non sul DNA che non viene cambiato, le basi del DNA sono sempre quelle, ma sulla funzione. Per cui alcuni geni che possono dare il tumore, in queste condizioni, dando questi prodotti, sono silenziati. Facevo l'esempio delle mutazioni pericolose, BRCA1, BRCA2. In quelle condizioni vanno sovradosate perché frenano la trascrizione. Cioè un gene mutato, come BRCA1-2, può dare che cosa? Può dare un DNA altamente instabile, pertanto molto suscettibile a uno sviluppo tumorale. Sono proprio quei casi in cui queste sostanze che frenano le mutazioni, cioè intervengono a livello epigenetico sulle cose, sulla funzione, un gene oncogeno non viene espresso, praticamente non funziona. E un gene oncosoppressore viene attivato. Ecco, questo si chiama. Praticamente ognuna di queste vitamine di cui vi ho parlato ha un effetto potente. C'è un fatto significativo, lo racconto a livello aneddotico. Una delle istituzioni italiane più ostili al metodo di Bella, fin dall'inizio, fu l'Istituto Mario Negri. Il professor Garattini, parlando di acido retinoico, parlando di melatonina, della terapia di Bella, diceva che era come un'insalata russa di farmaci, non aveva nessun senso. Per strana combinazione, 6 mesi dopo il nostro webinar, l'Istituto Mario Negri ha fatto un webinar sulle stesse vitamine, incominciando con l'acido retinoico, che doveva essere uno degli elementi di quella famosa insalata. Per cui vedete un pochino per volta come fanno le cose. Prima l'hanno disprezzata, se è parte dell'insalata, adesso fanno webinar anche loro, però 6 mesi dopo il nostro. Questi qua sono dati di fatto. Ora, la cosa importante è che non solo queste sostanze frenano le mutazioni, ma hanno un ruolo importantissimo. Sono dei potentissimi attivatori dell'immunità, ma potenti sul serio. E se io lo uso insieme a un effetto sinergico, hanno un effetto moltiplicato sull'immunità. Nel libro che dovrebbe uscire, penso in aprile o in maggio, sulla prevenzione antinfettiva, che è collaterale alla prevenzione antitumorale, perché le linee di azione di queste sostanze, di queste molecole, sono doppie, antinfettive e antitumorali, ma documentatissime in letteratura. Nel libro io metterò questo qua, e anche la prevenzione terziaria, per cui se ci sono dei colleghi interessati ad applicare il metodo, ci sono 26 tipi diversi di tumore con il protocollo per ognuno di questi. L'elemento base è quello di cui abbiamo parlato, somatostatina, retinoide, eccetera, eccetera. E in più ci sono delle situazioni particolari in cui ci sono molecole particolari che si inseriscono sempre in base ai punti di riferimento della letteratura internazionale. Ma seguendo questi concetti, qualche cosa di più si può fare. L'obiettivo del medico e diminuire le sofferenze delle persone e cercare di salvare il maggior numero possibile di persone. Oggi, rispetto a quello che sono i protocolli tradizionali, con molta umiltà e con molta modestia, perché in campo oncologico bisogna sempre stare molto, molto, i miracoli li fa solo il Padre Eterno. Stare, ecco. Allora, mettendo come base la grande umiltà e i limiti che noi abbiamo ancora avere, però in maniera documentata e verificabile qualche cosa di più si può fare. Per cui, seguendo gli studi di mio padre, siccome il lavoro medico è quello,
diminuire le sofferenze del paziente oncologico sono drammatiche. Se io riesco a evitare che un tumore vada in metastasi, se riesco ad abbattere quel triste primato per cui oggi in tutto il mondo la prima causa di morte della donna è il tumore della mammella. Nel triplo negativo, la differenza fra sopravvivenza che otteniamo noi e quella dell'oncologia statisticamente è significativa, anche in tutti i tumori della mammella in generale. Allora, quello che facciamo noi cos'è? Con massimo rispetto dell'oncologia, senza offendere nessuno, considerando tutta una serie di criteri base che seguono loro, di tipo diagnostico, di tipo terapeutico, però richiamare l'attenzione su dati scientifici, documentati e verificabili, che possono ottenere questo risultato, migliorare le mediane di sopravvivenza e diminuire la sofferenza della gente. L'obiettivo è quello. Dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi medico, di qualsiasi istituzione sanitaria. Eh già. Professore, dottore Di Bella, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Affronteremo, poi continueremo a parlare del metodo Di Bella nelle prossime puntate, raccontando anche la storia che ha subito, no? Tutte le polemiche che ci sono state nel corso degli anni. Ritorneremo ancora più diffusamente poi sul metodo e poi ci concentreremo in modo particolare sulla prevenzione, che è poi sempre al centro del nostro programma. La ringrazio moltissimo per questa prima puntata. Grazie a voi, buongiorno. Grazie anche a te, Floriana, come al solito. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi per aver seguito questa puntata di Salute Sicura. Se vi piace il lavoro che stiamo facendo, sosteneteci attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere in sovraimpressione oppure nella descrizione sotto questo video, li mettiamo sempre in ogni nostro contenuto. È molto importante per noi avere un vostro sostegno per fare in modo che possiamo continuare in questo nostro progetto editoriale. Grazie di cuore a chi lo farà e alla prossima.